Salve! Hello! Hello! Buon pomeriggio, gente! Benvenuti nel Nintendo Direct! Benvenuti! Joe, Prime per 13 mesi, buon pomeriggio, raga! Oggi, come al solito, continuano a inalare copium sperando in Silksong, che tanto non ci sarà. Comunque ho comprato Dark Souls 2 e ho intenzione di giocarlo non appena tornare alle vacanze. Consigli per una build divertente? Puoi fare quello che vuoi in realtà in Dark Souls 2, quindi puoi sbizzarretti come preferisci. Barbage, Prime per prima volta, benvenuto. Cree, Prime per 37 mesi, Silksong 2026? Probabilissimo. M Lucido, Prime per 10 mesi, ciao Gra, sempre felice di seguire le live. Puoi salutare il mio amico Berta, ciao Berta, sei un mio amico. Nico, grazie al Prime per 2 anni, alla prima di ghiaccio, 2 anni, let's go! Thank you. Penna al sugo, 45 mesi. Buon salve, se oggi è sciatata i Six non mi denudo. Sicuramente. Mi. Prime per 6 mesi, parlato d'argento. Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse il suo fratello, ci sarebbe meno pensiero e meno pene. Gran peccato però c'è meno pene. Gran peccato. Gran Saber, Prime per 12 mesi. Boggers, che annunci ci si aspetta oggi? Adesso ne parliamo. Stallion Contosk, tier 1 per 4 mesi. Per tutti quelli che sperano in Silksong, sì l'ho scritto, penso che anche stavolta sarete molto illusi. Devo mettere in mezzo anche me. Vedremo. Mati su Twitch, Prime per 2 mesi a Prima di Legno, secondo mese. Sono in pari? Sì, non quelli vecchi sono in pari. Gab, Prime per 7 mesi. Daichi Goro, Prime per 11 mesi. Pietro Pacciani joins the chat. Ok. Dakota, Prime per 13 mesi, thank you. Benvenuti. Fatemi aprire anche nel frattempo la conferenza proprio su Nintendo Italia. Eccola qua. Noi ce l'abbiamo in sottofondo e ce l'abbiamo pronta per quando sarà necessario averla. Ok. Benvenuti per la Nintendo Direct Partner Showcase più Indie World. Prima volta che fanno una conferenza del genere. Prima volta, sì, se non sbaglio in assoluto, che fanno entrambe insieme una dopo l'altra. Oggi è oltre a Bloodborne pure Silksong, giusto? Esattamente. Grave quando ci sarà la live. Adesso siamo in live. Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Oggi Switch 3 senza alcun dubbio. Allora, parliamo in modo generale di quello che è questa conferenza qua. Poi possiamo parlare anche di quello che è, potrebbe essere effettivamente annunciato, e previsioni / aspettative. Vi ricordo 0 aspettative, però quello che è più probabile possa uscire o meno. Prima volta in assoluto che viene fatto Partner Showcase insieme a Indie World. Solitamente viene fatto o da solo l'Indie World o da solo il Partner Showcase. Non mi ricordo, e non credo ci sia appunto, un singolo caso in cui abbiano fatto entrambe contemporaneamente. Credo sia una prima volta. E anche fare una conferenza del genere a fine agosto è molto strano, solitamente non rientra nei ritmi e nel funzionamento degli annunci di Nintendo in generale. L'ultima volta che si sbaglio c'è una conferenza di Nintendo di agosto, e non mi ricordo se era fine agosto, era inizio settembre. Era la Mario Direct per il 35esimo anniversario di Mario. 35? 45? Non mi ricordo. dove avevano annunciato appunto la collection dei tre giochi, Mario 64, Sunshine e Galaxy e un sacco di altri, Mario 99, quello che era, no, Mario 50, quello 4 Royale Online di Mario e vari titoli del genere. Però anche quello lì appunto è un caso eccezionale ed era una particolarità strana. E in questo caso qua darei per scontato, ok? Potremmo sbagliare però darei per scontato che hanno messo entrambi insieme adesso, perché ci sarà un Nintendo Direct a questo settembre anche, e che sarà molto piena, ok? Potrei sbagliarmi ovviamente, perché potrebbero tirare fuori dei trailer a random e non parlarne all'interno di conferenze, ma sarebbe strano, perché ci sono dei titoli che dovrebbero uscire per il resto dell'anno, come il nuovo Mario Luigi, Donkey Kong Country HD, Echoes of Wisdom e diversi giochi che dovrebbero arrivare nel prossimo futuro di Nintendo, che sarebbe strano non vedere essere approfondito durante Nintendo Direct. E avrebbe anche senso se in futuro dovrebbe essere appunto annunciato Switch 2. Non so se Switch 2 verrà annunciato nella conferenza di settembre, se verrà fatto prima o dopo, o un trailer separato, non lo so. Però io per adesso mi aspetterei comunque ci sarà anche il Direct di settembre, anche perché il Direct di settembre è costantemente il più stabile tra tutte le conferenze di Nintendo. C'è spesso quello a febbraio, c'è ogni tanto quello ad aprile, c'è ogni tanto quello a novembre, eccetera, eccetera, eccetera. Ma con settembre è il più costante, quindi io mi aspetterei comunque un... una cosa del genere a settembre. Pokémon ZA, stessa cosa. Quindi mi aspetterei comunque altra roba nel prossimo periodo. Ipotizzo nella seconda metà di settembre, però mi aspetterei comunque roba. Gionego, tira uno per 3 mesi prima di bronzo, thank you. C'è sempre quello a giugno. No, quello a giugno in realtà può sembrare c'è sempre, ma in realtà no, da quando non c'è più le 3 non sono così costanti con la Dark di giugno. Quella che è più probabile negli ultimi anni è a settembre. Poi ovviamente non significa niente, dipende cosa da annunciare o meno, però il pattern è quello se volete vedere un pattern. Non credo serva in realtà troppo un pattern e non penso che sia così fondamentale, però se volete un pattern, settembre in realtà è il più probabile di tutti. Tra l'altro stanno a fare la conferenza di martedì, se tenta a farlo di mercoledì, però vabbè, non è un problema. Parlando di quel gioco Metroidvania che si è visto nascosto, spero di sì, invece vedo così riguardo a quei titoli lì. Hanno già confermato tra l'altro che oggi non vedremo Switch 2. Non serviva secondo me la conferma. Hanno fatto bene a farla, ma non serviva la conferma direttamente da Nintendo. È ovvio che non avrebbero annunciato una Switch 2 e la nuova console Nintendo Switch all'interno di un Partner Showcase e Indie World, perché non è... non parlano di giochi first party, non vedremo Zelda, non vedremo Mario e Luigi, non vedremo giochi del genere, vedremo soltanto giochi third party o indie, quindi vedere l'annuncio di Switch 2 all'interno di una conferenza del genere non avrebbe avuto nessun senso, infatti non ci sarà per ovvie ragioni, non mi sorprende la cosa logica da fare. Come per il Direct del Nintendo Museum, sì c'era, quello non l'ho visto però, so che c'è stato ma non l'ho visto perché non parla dei giochi e del museo. Kikimi Shushu per 20 mesi, show yo, thank you! Quanto manca? E 20 minuti, abbiamo tempo di parlare tranquillamente. Hanno saputo che siete partiti per vacanza e hanno anticipato la conferenza di martedì. Io sono contentissimo, perché poteva essere tranquillamente... se seguiva il pattern... appunto, per questo dico non è importante e non date troppo importanza al pattern. Se seguivano il pattern, la conferenza era domani. E io ero in viaggio domani, esattamente a quell'ora probabilmente. No, era... se era sempre quest'ora qua sarei appena arrivato. Solo che non credo riuscirei comunque a streamare, perché non avrei modo di impostare PC e fare ogni cosa insieme. Non credo ci riuscirei. Quindi per fortuna io sono contentissimo che l'abbiamo fatto oggi, anche perché mi dà più sicurezza che non avremo una Direct di settembre, tipo settimana prossima il 2 o il 3, che sono ancora in vacanza. La vedo estremamente improbabile. Spero fortemente. L'hanno spostato per farci sapere il Silksong in live, certamente. Detto ciò, credo che facciano pure prima l'Indie World e poi il Nintendo Partner Showcase, mi sembra. Ma avrà detto sta cosa qua. Puoi guardare un Indie World seguito subito dopo da un Nintendo Direct Partner Showcase. Sì, quindi è prima Indie World, poi Partner Showcase. E la intera diretta in totale messa insieme è 40 minuti. Quindi è come una normale Nintendo Direct, però è 2 micro show separati con quindi non annunci first party. Interessante, sono cose da vedere di cosa parleranno. E anche il potenziale annuncio di una roba del genere adesso e forse lo spazio comunque per una Direct di settembre, quello comunque il punto finale del discorso, non ho dimenticato di concludere il discorso, è che se fanno una roba del genere è probabile che quella di settembre sarà la grossa Nintendo Direct molto importante, piena di annunci, perché se vogliono anche, diciamo, liberarsi tra virgolette annunci minori tra virgolette come quelli del Partner Showcase o dell'Indie World mettendoli separatamente in una conferenza a parte, potrebbero avere una Nintendo Direct veramente piena per settembre, però potrebbe anche non esserci. E una delle due, lanciate la moneta e vedete dove cade. Vedete dove cade. E per il resto, quello che sarà di annunci può essere ogni cosa, perché Partner Showcase Indie World è davvero difficile da predictare. Alcune cose veramente sono più semplici da poter pensare, però potrebbe essere tutto o niente. Visto che vedo un sacco di emote di clown in chat e diverse persone che hanno menzionato, possiamo parlare del discorso Simpson. Z Frosty Boy, Prime per 12 mesi. Thank you. E Blobbo TR1 per 17 mesi. Ciao Graggio, che era mai Outer Wilds? Yes. Comunque oggi annunceranno Online Bloodborne 2 PC Port. Yes. Aiuto. Dov'è la parrucca per Silksong? Allora, è possibile che oggi ci sia un trailer di Silksong? Certo. È probabile, non ne ho più la idea. Non lo so. A livello storico, Silksong non è mai comparso in un Indie World. Ok? Quindi partite questo concetto qua. Detto anche questa cosa qua, io mi aspettavo che Silksong uscisse nel 2021. Visto che il gioco era giocabile, c'era una demo pubblica nel 2019. Ok? Quindi non ho idea di cosa è successo a Silksong. Ipotizzo che siano in un casino gigantesco di development hell e spero che ne possano uscire fuori. Mi piacerebbe avere un po' di comunicazione migliore da parte loro. Stanno andando un pochino adesso nell'esagerazione dove non sta davvero un cacchio. Non avere zero comunicazione è assolutamente assurdo. Però sono comunque interessato al gioco. Quando uscirà lo giocherò, però vedremo. Me l'aspetterei oggi? Se dovessi puntare direi di no, ma se c'è sarei contento. E vi ricordo che se c'è ora fanno uscire Hollow Knight, ecco, sicuramente. Se c'è Silksong, io non lo guardo il trailer, ok? Perché io ho visto il primo trailer forse, il secondo non mi ricordo neanche, passa talmente tempo che non me lo ricordo. E poi non l'ho mai più visto nessun altro trailer uscito dopo. A me interessa soltanto la data. Io voglio soltanto sapere la data, non mi frega niente il resto. Quindi a me interessa tanto quella roba lì ormai. Per me potrebbero annunciare la random su Twitter e non mi cambierebbe niente. Perché tanto il trailer non lo guardo. Se ci mostrano roba di Sixo mi giro dall'altro lato e non lo guardo. Un canale inutile per 4 mesi. Let's go. Thank you. A me interessa che siano vivi. Sì, anche a me vorrei sapere qualcosa un pochino più di trasparente sul sviluppo. Cioè non credo che nessuno si incazzerebbe se dicesse una cosa del tipo: ah sì, stiamo avendo problemi con lo sviluppo, il progetto è più grande del previsto, ci sta richiedendo molto più tempo del dovuto. Non siamo soddisfatti dello stato finale, ci sta richiedendo più tempo del dovuto. Abbiamo voluto portarlo su diverse console contemporaneamente. Il piano originale è tanto PC e Switch, adesso dobbiamo portare anche su Xbox e PlayStation, anche se più tempo del dovuto. Ogni cosa del genere. No. Quello è il grosso problema ormai. Basterebbe una roba del genere. E secondo me calmerebbe anche un sacco la discussione a riguardo e farebbe tranquillizzare molto le persone. Penso dovrebbero farlo. Certo, gli porta pubblicità il fatto che ogni conferenza spammano "ma è Silksong!" Però sta andando fuori controllo come cosa ormai. Passa troppo tempo. Ma il compositore di Hollow Knight è tipo God tier. Sì, è Christopher... no, Christopher Larkin? Si chiama così? Lui è molto bravo. Christopher Larkin, ok, perfetto. Mi ricordavo bene. Stavo facendo confusione con per qualche motivo tipo un compositore di Hollywood che mi veniva in mente il nome. Pensavo fosse quello lì, ma non è corretto. Che cazzo mi viene in mente? Non lo so. Michael Bay, sì, esattamente, Michael Bay. Mi pare Silksong dropperanno durante un direct normale in mezzo ai titoli first party, dato che comunque ha ormai acquisito l'importanza di un first party e i direct principali sono quelli più guardati. Cosa significa? Perché dovrebbe essere considerato un first party? È multipiatta, al massimo è più un gioco Xbox ormai, visto che esce su Game Pass, c'è un accordo speciale con Game Pass, con Xbox. Non lo so, io di nuovo sono dell'opinione che tirano fuori un trailer a random e 2 settimane prima che uscirà il gioco ci faranno sapere la data. La mia più grande preoccupazione è che durante la Dark di oggi diranno: ah, il gioco esce adesso, è disponibile adesso sullo store. E mi caga addosso perché vado domani in vacanza. Quello sarebbe il worst case scenario, però molti di voi sarebbero contenti, quindi buon per voi. Ma quando torni inizi a fare live dal giorno dopo o dallo stesso giorno quando torni? Non lo so, devo vedere. Lo saprai. Non penso accada. Ah no no. Vediamo. MVR Quads Prime per 5 mesi, True Trucks Having Sex, non posso ne concordare. Per il resto i titoli indie non so di cosa potremmo parlare. Sarebbe interessante vedere qualcosina in più di quel gioco Metroidvania che avevo mostrato durante lo Nintendo Direct di giugno. Mi piacerebbe vedere qualcosina in più, perché sembrava molto carino. Quello potrebbe interessarmi come Metroidvania, aveva un bellissimo art style. Non mi ricordo. Mio si chiamava come nome. Potrebbero mostrare Plucky Squire. Plucky Squire mi sembra esca su Nintendo Switch, vero? Esce i primi di settembre, c'è tipo il 15 settembre se non ricordo male. Quindi avrei dei news a riguardo, avrebbe senso. Non guarderei comunque neanche quel trailer lì, perché ormai so già che mi interessa e lo comprò, quindi non ho potuto guardarmi altri trailer e spoilerarmi roba. Che altri indici sono potenzialmente? I sensati. Ah, c'è potenzialmente un altro annuncio importante. Potrebbe esistere, potrebbe essere fatto, ma la vedo comunque improbabile. Ovvero Deltarune capitolo 3 e 4. È possibile Deltarune capitolo 3 e 4. Solitamente, almeno per gli altri capitoli, se non sbaglio, sono usciti prima su PC e poi su Nintendo Switch. Però ormai tutti i capitoli sono usciti anche su Nintendo Switch, se non sbaglio. E dovrebbe uscire, in base a quello che ha dedicato Toby Fox, il capitolo 3 e 4 quest'anno. In base a quello che aveva detto. Sono tutto rosso, oddio! Perché è partita il countdown. Lo rimpicciolisco, se no sono tutto rosso. E mi fa strano. Ok, meglio. Meglio così. Si è arrabbiato, si sono arrabbiato. Tanto intanto diventare rosso. Sarebbe una bomba interessante, sarebbe un annuncio molto importante per Indie World. Solitamente c'è un indie un po' più famoso, slash di nome rispetto ad altri. Se volessero fare una grossa conferenza sarebbe quello lì, però non si sa mai. Anche lì, a livello storico, se sbaglio i capitoli di Deltarune uscivano e venivano attisati 3-4 giorni prima della loro ufficiale release, quindi... potrebbe essere ogni cosa. Se poi interessate, c'è una mod che inserisce Goku in Black Mirror. No, non penso mi interessi. Young to Fuzz, ti arrivano per 5 mesi. Ciao Gurabia. Tu ci credi ancora all'uscita di Silksong oppure pensi possa essere stato cancellato? Non penso sia stato cancellato, non ha nessun senso che sia cancellato, perché è l'unica cosa che sappiamo che ancora esiste come titolo. Io personalmente lo vedo come un ricordo lontano che man mano diventa sfocata nella mia mente. Ok. L'unica sicurezza che abbiamo è che ci stanno ancora lavorando, perché la persona detta al marketing loro aveva detto sì, stanno ancora lavorando al gioco, dovrebbe arrivare in futuro. Ha detto ok. tutte le informazioni che abbiamo riguardo. Per il resto non saprei cos'altro. Altre immagini di Slay the Spire 2. Sarebbe figo. È già uscito o no l'early access del roguelike di Prince of Persia? Non ricordo. Non lo so, però potrebbe starci oggi. Quali altri indie dovrebbe arrivare in futuro? Ci sarebbe il gioco di skateboard di Devolver Digital. Però appunto non si sa mai con i giochi di Devolver se vengono presentati durante conferenze del genere oppure separatamente. Tato, per 20 mesi, che era piccolo off topic, ma hai sentito parlare di Rain World, è un indie che merita e potrebbe piacerti. Sentito parlare, ho visto tipo l'immagine su Steam, non so cosa sia. Adder, per la prima volta, benvenuto, thank you. Port di Hi-Fi Rush. Non so se funziona su... se girerebbe su Switch. Però non credo, perché lo studio è stato chiuso, quindi... non credo. Purtroppo non penso. Per il resto... hai scamato la sub a G... Franzi, Prime per 24 mesi, la prima di ghiaccio. E sono 24 su... ho installato Dark Souls sul laptop perché è l'unico Souls che gira e non ho PS, non sai quanto vorrei giocare al Derry. Comprensibile. Dal laptop è difficile giocare. È difficile giocare dal laptop. Per il resto Indie World, quindi potrebbe essere questa roba qua, non so cos'altro ci potrebbe essere. Poi Partner Showcase, Partner Showcase è proprio il... per me il Far West, potrebbe essere ogni cosa, potrebbe essere niente. Per esperienza personale, i Partner Showcase non me ne può fregare di meno. È raro ci sia qualcosa di importante. Se va bene, se siamo fortunati, potremmo avere news di Layton. Perché Layton è di uno studio third party che sviluppa per Nintendo Switch. Quindi mi piacerebbe avere dei news di Layton. Per il resto non saprei cos'altro ci sia. Qualcuno ha consigli? Che non ho idea io. Di solito cosa fanno vedere nei Partner Showcase? Il gioco di wrestling fatto in stile cartunoso con tutti i personaggi che hanno la testa alla mod di Bobblehead. Ancora me lo ricordo Giulia, era orribile. Era davvero brutto. Potremmo forse vedere oggi il gioco di Funko Pop per Switch? Vediamo. Vediamo. Magari Persona 6, non che dopo Persona 6. Dubito fortemente. Potrebbero annunciare il porting di Bloodborne per PC, è vero, vero, vero. Potrebbe esserci il port di Bloodborne per PC. Assolutamente probabile. Persona 3 per Switch. Sarebbe bello, non so se lo farebbero. Ci ho messo 10 anni a far uscire Persona 5 su Switch. È uscito Persona 5 su Switch, vero? A sto punto, vero? Sì. C'è Persona 5 per Switch Royal. Sì. Sì, sì, ok, ok, ok. Non mi ricordavo. Ci ha messo talmente tanto tempo ed era talmente illogico che non fosse già arrivato che non mi ricordo più se c'è fidente o meno. Yokai Watch? Non lo so, non so niente a riguardo. If Devil Inside magari? Non penso proprio, perché non dovrebbe uscire su altre piattaforme di fuori di PlayStation, quindi non penso proprio. Zack, Prime per 2 mesi, siamo di legno. Cosa aspetti dal Nintendo Direct? Stiamo parlando? 5 minuti. 5 minuti, manca poco. Non saprei, potrebbe essere qualsiasi cosa, non ho idea. Ratatan non credo. E il pezzo comunque finirebbe nel campo di indie. Anche i giochi indie che potremmo vedere oggi sarebbe interessante diversi indie che aspetto, quindi Pony Island 2, Neva si chiamava? Quello di Gris, dei creatori di Gris. Earthblade. Etherwood 2, esatto. L'avevo messo pure la canzone inizio live proprio perché pensavo a Etherwood 2 io. Plucky Squire l'ho già menzionato prima. Ci sono altri indie che mi vengono in mente, non... No, non è in mente molto altro. Auto Blu, Prime per 15 mesi. Thank you, benvenuto. È tornato. Che storia l'avevo menzionato prima. Potrebbe esserci il secondo gioco in lavorazione di FNAF non ancora annunciato da Steel Wool. Forse. Ok. World of Goo 2, se non sbaglio, è uscito. Se non sbaglio sì, è uscito. Mi sembra? Sembra di sì, sì. Sembra di sì. Little Nightmares 3. Maybe. Forse. Però abbiamo già visto un trailer qualche giorno fa. Non aveva molto senso vedere un altro adesso. Abbiamo visto un trailer una settimana fa precisa. Non viene in mente molto altro. Sai, tutta la roba secondo me fattibile e pensabile. Annuncio di una versione fisica di Balatro. Se mi annunciano un update di Balatro, tipo un'espansione, miglior annuncio della giornata sicuramente. Il gioco fatto ai creatori di Celeste è Earthblade. Ori 3 sicuramente no, visto che stanno facendo No Rest for the Weekend. C'è già la versione fisica di Balatro? Sì? Non lo so io. Però avrò un update, vorremmo un DLC, quello cacchio è. Palese Bato su mobile, sì, palesemente Bato su mobile. Non vedo l'ora. Non farò nient'altro successo da lì in avanti. Non metti nient'altro. 2 minuti, gente, 2 minuti. Ho già velocizzato. Però lo faccio di nuovo giusto per sicurezza, così siamo in pari. Ok, siamo in pari. Buono. 1 minuto e 40. E poi abbiamo la conferenza. Come sempre, dopo la conferenza darò delle mie veloci opinioni a riguardo. E poi sentiremo anche l'opinione di Frozen e ne parleremo un pochino con lui per vedere qual è il consensus generale, punto di vista di un'altra persona. Ma, di nuovo, aspettative in realtà basse. non mi aspetto molto. Già se c'è un singolo gioco in tutta la conferenza che mi interessa sono già contento. Onestamente mi aspetto anche potenzialmente meno. Quindi io entro con questa mentalità qua, ok? Mi aspetto davvero molto 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 poco. Lico, ma 25 mesi. L, indubbiamente L. Se annunciano Silksong è il momento di ordinare la collector del primo. Qui ce l'ho, la DS. Anche sì, l'ultimo Dark ci aspettavamo niente, poi c'era un sacco di roba interessante, quindi potrebbe essere la stessa cosa anche per questo, però di nuovo non c'è nessuna ragione perché dovrei pensare che c'è qualcosa di importante, quindi io entro con la mentalità del non c'è un cazzo. Ok, 20 secondi! Ci siamo! Bevo! Prediction di Silksong si sta pure per chiudere. Ci sono 200.000 bacche sul sì, ci sarà Silksong durante la conferenza. 1 milione di bacche sul no. Ok, quindi è un, diciamo, 1 a 5 per quel coso lì, ok. Coltello di sburro, prime per un anno, prima di fuoco. Salve a tutti. Indie World Showcase and Nintendo Direct Partner Showcase. Mi dispiace che abbiamo prima l'Indie World comunque. Here's the Indie World Showcase. Mi dà l'idea che sarà meno importante l'Indie World e è probabile che avrò gli annunci interessanti per la prima metà e poi la seconda metà non ci sarà niente. Questa è la mia preoccupazione perché prima c'è l'Indie World e poi il Partner Showcase, però è ovvio che l'abbiano fatto perché sennò i partner si arrabbiano. And welcome to Indie World. Indie World. Amber. And I'm Andrew. We're back with more Indie games and Nintendo Switch. All right, it's time to lay our cards on the table. Sure thing. Wait, why is there a joker in my hand? Balatro. Here's the deal. Yo! Hell yeah! Portals. What the fuck? È una skin o cosa è? Ah, sono skin diverse! Sono skin diverse per le carte! Carino, ok! Carino! E forse c'è anche musica diversa? Ovviamente David Diver, ormai David Diver fa collab con tutti. Ok, Among Us ovviamente. Quali sono le carte? Wow! Va bene. Ma sembra avere degli effetti in realtà. È tutto per ora. Friends of Jimbo. Aggiornamento gratuito in arrivo oggi stesso. Oddio! What? Hola, somos la studio, la equipe de Reddit. Oh, anche Neva, vai, perfetto. Gente, oggi buona conferenza. Buona conferenza, sono contento. Sono soddisfatto, posso andare a casa. Addio. Neva. Ho fatto. Als capítols inicials del joc mostraran com l'Alba haurà d'encoratjar i protegir una jove Neva dels perills del seu món. Però al final del joc, una Neva més gran i ferotge es convertirà en la protectora de la seva figura materna, l'Alba. El equipo ha estado trabajando duro para mostrar una nueva perspectiva sobre cómo quienes nos protegen eventualmente necesitarán nuestro cariño y cuidados también. Estamos encantados de poder compartir las últimas novedades del juego y esperamos que os unáis a Alba y Neva en su aventura en Nintendo Switch. Pog. Neva è molto bella esteticamente. Gris a me mi ha lasciato un po'... spero che su Neva sia meglio perché mi interessa come gioco. Anche solo per l'estetica. C'è vero e proprio combattimento. Ma che figo. 15 ottobre, ok, presto anche questo qua. Abbiamo un gauntlet tra adesso e i primi di ottobre, o fine ottobre, che è pienissimo. So come cazzo fare. Mr. Blue Hermano, Prime per 19 mesi. Questa tele qua mi ha convinto più di tutto finora. In this surreal RPG, you'll take on the role of Moth Cubic, an ordinary employee who's recently received a promotion. But this is no time to celebrate. The threat of a mysterious event known as the final process is looming. Can Moth and his fellow bugs save the company? Or even reality itself? As you investigate the cramped cubicles and creepy corridors of the corporation, you'll befriend bugs from all walks of life, each with a story that's interwoven with moths. Not everyone will be friendly, though. Take on enemies in verbal showdowns with multiple dialogue choices, and be sure to bring your fighting words. Your choices influence how the story progresses. There are multiple secrets, quests, and endings to unravel. So experiment and see what happens. Moth Cubit buzzes onto Nintendo Switch next spring. Moth Cubit, okay. Hey guys. AJ and Dio from Tokyo Productions in Indonesia. We're part of Coffee Talk team, and with our much missed friend and the original creator Fahmi, we created Coffee Talk and Coffee Talk Episode 2. Hey everyone, I'm Amanda Winterstein, a game designer and a writer. I was the co-writer of Coffee Talk Hibiscus and Butterfly alongside Junkie at Toge. Hi, I'm Kintaka Ogawa, a writer and English to Japanese games translator. Thank you. I had the privilege to work on the Japanese translations of both Coffee Talk games. Today, we are thrilled to announce that we are partnering with Chorus to expand the Coffee Talk world. We've been hard at work over the last year to come up with a story that retains the cozy elements Coffee Talk fans are fond of, but at the same time, brings something new to the table. And now, we're very proud to announce an exciting new game for Coffee Talk fans. Coffee Talk Tokyo. Ok. Ok, Coffee Talk. Quel genere di gioco lì. Aspetta, no, questa musica non è... Sembra Zelda un po'. Ok. Infatti mi sembrava Zelda. Adesso non più. Sarà tradotto in italiano? I don't know. Spero. Penso di sì, penso che esce su Switch. Non so quanti giochi non italiani, cioè non tradotti in italiano puoi avere su Switch. Now Brewing, ok, non arriverà. Arriverà nel 2025, ok. Non arriverà, basta. E Balatro, gente, what the fuck? Let's check out di Balatro oggi, ma vado via! Content that will take you to new and unexpected places. Discover a miniature clockwork world in the Sea of Stars, Rose of the Watchmaker DLC. Gear up for a journey full of oddities and wonders in which Valir and Zale will have to play by new rules to put a stop to a cursed carnival. Zale will transform into a skillful juggler, while Valir will dazzle as an acrobat. Together with new playable character Arnie, they'll explore new areas and battle through dangerous dungeons in their quest to save the world of Orledge. A malevolent spectacle awaits when this free DLC for Sea of Stars launches on Nintendo Switch next spring. Gratis anche? Minchia. Sei prima di Messenger. Hey, get out of my swamp! Shrek? Sorry, Amber. But just like onions, this swamp has layers of dirt that need to be blasted away. Ugh, fine. I'm ogre it anyway. A muddy good time. What the fuck? È un power wash con la parola di Shrek. DLC for Power Wash Simulator. Sono incredibili i collab di Power Wash comunque. grind covering 5 fairy tale maps from the Shrek universe, including Shrek's very own Swamp. Sono incredibili le collab di Power Wash. Shiny suit of armor with a new night-themed character model. And get your power washing game on when the Shrek Special Pack DLC makes a splash on Nintendo Switch this autumn. Anche su altre piattaforme, come and I'm Toby. Our team has been working on a new game called Morse. Ho letto Toby Fox, però attimo, Toby Dixon. Sono cagato addosso. Using magical cards to transform into a bunch of weird little monsters. Bellissimo. It's a challenging roguelike set in a grungy, whimsical world. Roguelike. Ezio, Prime per 5 mesi. It's a simple top-down shooter, which is a genre I love. Since then, with the help of Sam and our programmer Higgy, we've been able to turn it into something much cooler than I envisioned. I hope when people play More Souls, they enjoy the frenetic action, but are also charmed by the game's personality. Please enjoy the first ever trailer for our strange little game. Bravo gatto. Pat 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 pat. Comunque ormai è... Questa dica bella. Furcula. Ah, Furcula. Bello. Ormai è tradizione annunciare un gioco con un gatto nel background, un cane nel background. Ah, ok. Se fosse un platform 2D, invece no. All'Isaac. Bello la style. Frog. Ok, mi interessa. Che cazzo è? È Furcula? No, ok, è Morsels. Quando esce? Febbraio 25, ok. Di Annapurna e Furcula che sono i sviluppatori. Morsels, mi interessa. Mi interessa. Il laghino della live. And that's especially true for this next game. That's right. Household objects, appliances and even concepts. Angelovi, prime 4 mesi. Più malucchia. Date everything. A game in which you can in fact date pretty much everything. With 100 dateable characters, there are plenty of unconventional partners to choose from. Fall madly in love with Cabrizio the Cabinet. Become besties with Shelly the Shelf. Or come to despise Doug, your overwhelming sense of existential dread. I think I'll pass on Doug. Can I fall in love with a lamp? No way! Lux the Lamp is all mine! But did you know that you could even date the game itself? Why don't I introduce you to Textbox-chan? Engage in flirtatious, branching dialogue with these fully voiced characters as you get to know them and form meaningful relationships. Perish the thought, swashbuckler. I draw as quick as my wit. Bring your best dating game because your choices could result not just in love, but also in friendship. Or even disdain. Find the object of your affection when Day Everything launches on Nintendo Switch October 24th. Ma una persona a cui può piacere davvero molto. Hi, I'm 88788 Prime. Thank you. And I'm Dylan, the game designer of Peglin and the founder of Red Nexus Games. Peglin lo ricordo cos'è? The two of us created the first version of Peglin at a game jam in 2019. The theme of the jam was fall, and we wanted to create something fun and physics-y. We ended up creating the first version of Peglin's battle system. When the pandemic started, working on Peglin became a fun and creative escape. We made cute places and enemies for our little goblin friends. Dov'è il gatto cane nel background? We then added 2 of our friends to help speed up development, and now 4 years later, we're a team of 7, and we're excited to bring Peglin to Nintendo Switch. The dragons have been stealing your gold for as long as you can remember. It's time to delve into the heart of their lair and exact your revenge with the power of Pegs. In this roguelike pachinko-inspired RPG, you'll aim orbs and hit pegs to deal damage in turn-based battles. The more pegs you hit, the more devastating the blow you'll deal to your enemies. Okay. bounce your way to victory with a variety of different orbs. Some can split into multiple copies, others will pierce both pegs and enemies, and some will even heal you for every peg you hit. È un'interpretazione diversa di Peggle, però è interessante. The pegs themselves have peculiar properties too. They can explode, help you unlock the critical power of your orbs, and more. With careful planning and aiming, you can create some spectacular combos. Carino. Relics will radically change your game too. Equip these rare passive power-ups to prevent lethal damage or turn pegs into bombs, just to name a few. Each run presents new opportunities for possible combinations. Teach those dragons a lesson when Peglin bounces onto Nintendo Switch as a oggi, ok. Se volete provarlo, potete provarlo. Anche se sembra carino. Questo no. Potrei sbagliarmi, però questo no. No, sono a posto. Questo sono a posto. Però già diversi un sacco di titoli interessanti adesso, eh. Però sta andando molto bene la conferenza. Ok. Oh! Okay, follow my lead and watch out for the caterpillar. We're doing great so far. Hey, careful! There's a Andrew. Oops, let's try this again. Pico Park. Scoot, scoot. And jump. Good thing we're tied together. Pico Park, ma con una corda. Let's grab it. Hey, don't jump on my head. I'm going in. Oh. All right, let's slow it down. And jump. Got it. Yay! We make a great team. Now let's try it with 8 players. Oh boy! As you can see, cooperation is key in this puzzle platformer. Up to 8 players need to work together to navigate levels full of ledges, cliffs, and other obstacles. Use strategic stacking, coordinated movement, and puzzle-solving skills to find all the keys and reach every level's exit. There are more than 60 levels, and each one can be completed no matter how many players you have on your side. Think it'll be a walk in the park? Sì, però think again. Even greater challenges await in dark mode, where your skills and your friendships will be put to the ultimate test. Get ready for multiplayer mischief when Pico Park 2 jumps on Nintendo Switch console exclusive later today. Va bene. Can't get enough indies? Here are some more titles headed to Nintendo Switch in the near future. E poi bomba finale, tra virgolette. Shovel Knight. Ah sì, Hope DX, certo. La nuova versione completa e un po' delle feature nuove. Il rewind, se lo puoi giocare come se fosse un gioco emulato su... Ok. Il Europa. 11 ottobre, vero? Non so se mi interessa Europa. Penso che per Europa aspetterò di sapere qualcosa in più prima di... provarlo. Cuisinir, non mi interessa. Ah, ogni hotel è quel gioco... È italiano se non sbaglio sto, vero? Si può di sì. Metal Slug Tactics, va bene. Quanto piacerebbe un vero e proprio nuovo Metal Slug? Aggiornato al livello moderno. Plucky Square in arrivo. Ah! Ah! Ok. Ok, that's all for today's show. Hey, where'd you get that pizza? Pokémon pizza? Ok, what Pizza Tower? Tower. Pizza Tower per Switch. Ci sta. Non c'è ancora per Switch, eh? Abba Fresh! Tier 3 per 8 mesi, thank you. non c'è la musica di Pizza Tower? Confondo sta cosa. Remix nuovo strano, ma non è la musica di Pizza Tower. Ho dei tuoni fortissimi fuori casa. Spero non mi salti a luce. Disponibile oggi! Oh, nice! Se avete anche giocato a Pizza Tower ve lo consiglio, è bello. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed ottimo Indie World. Showcase. Molto bello. As always, a big thank you to our indie community and partners. E allora Partner Showcase for Nintendo Switch. Siamo solo a metà. For more exciting news and updates in today's Nintendo Direct Partner Showcase, starting right now. Until next time, happy gaming. Neanche oggi Silksong. Non si sa mai, potrebbe essere durante il Partner Showcase. C'è ancora tempo, gente, c'è ancora tempo. Sa mai. Quanto mi piace la nuova grafica del Nintendo Direct? È ancora più high quality. Hello everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the second half of 2024 from our publishing and development partners. Okay, let's get into the headlines. Non mi aspetto molto, ma vediamo. These games are falling into place. Tetris Effect, Tetris vecchio Tetris. Celebrate the 40th anniversary of Tetris with a compilation of historic games. Ah, ok. Compilation giochi di Tetris. The 1988 Famicom version of Tetris. Chain Tetris combos 2. Using explosions in Tetris 2 plus Bombless. Non. Use special moves. Allora, che sono anche Tetris 2. Tetris Battle Guided. And more in this interactive museum, including the games shown here. Okay. In addition, enjoy the brand new Tetris Time Warp, where you'll jump between gameplay styles from across the series. Ooh! You can also watch new documentary clips about the history of Tetris and its key players. Okay, quello è carino. Tetris Forever drops onto Nintendo Switch this year. Okay, quest'anno, quando? Plus, the NES version of Tetris is coming to Nintendo Switch Online this winter. Ok, finalmente. Ho pensato ci fosse già. And be on the lookout for a future Tetris 99 Grand Prix event, also coming this winter. Ok. Speed into the unknown. Ah, questo era... Journey to the galaxy's depths in this high-speed sci-fi adventure. After receiving a mysterious distress signal, you'll venture through a massive alien world to reunite with your beloved. Ride the stylish hoverboard to explore stunning landscapes filled with all sorts of alien structures. From scorching sands to wavy waters, each area will challenge your traversal skills. Along the way, you'll face enemies in frenetic melee combat. By unlocking skills and combining different abilities, you can find more creative ways to overcome foes. You can also customize the hoverboard to match your riding style, solve puzzles, and gather resources to boost its speed, steering, gravity, and more. Whether you're racing through terrain at high speeds or in the throes of combat, the hoverboard will be there to help you. Leave no stone unturned as you explore every corner of this vast planet. You never know what or who you'll find. Star Overdrive launches as a timed exclusive on Nintendo Switch next year. Do whatever floats your goat. Sure. Goat Simulator. Welcome to the vast island of San Angora. Foxy, ti è uno per la prima volta, benvenuto. Thank you. We're not kidding. In this sprawling sandbox adventure, you'll headbutt, lick, and explode your way across the island. Wreak havoc on anything and everything you find. Want to drive around town, join a yoga class, antagonize the locals? You can do all of that and more. Complete quests and gain karma to progress the story and unlock customization options. From fashionable nonsense like floral shirts and inflatable tubes, to goat variants, including tall, angry, and even tasty goats. So buckle up and grab your fashion style by the horns. And you're not the only belligerent Billy around here. Unleash all sorts of bad mischief in two-player online or couch co-op. Hope you're ready to hoof it, because the digital version of Goat Simulator 3 rams its way onto Nintendo eShop later today. Sure. The physical version of the game launches on Nintendo Switch this November. Here's a rapid-fire mix of first reveals and game updates coming to Nintendo Switch. Ok, una compilation di giochi non ancora annunciati. Legend of Heroes Trails in the Sky the First. Ok. JRPG. Star Wars Hunters. È nuovo? Stalker Trilogy, ok. Che era la roba lì? Worms and Baguette Anniversary Edition, va bene. Questo lo conoscevamo. Incredibile da tutti questi alcuni che mi ricordo. Cosa farebbe Disney pur di non rilasciare un nuovo Kingdom Hearts? Nuovo gioco di SpongeBob? No, this is Patrick. The silly sea star from SpongeBob SquarePants stars in this physics-based sandbox adventure. Bikini Bottom is your oyster. Make some hilarious mayhem by performing whimsical skydives, digging up treasure in the dump, or even blowing off steam in Mrs. Puff's rage room. Experiment with items you find, from exploding pies to paint tubes, to make the world more Patrick-y. And he's not the only familiar face here. Take on comical challenges from SpongeBob, Sandy, Squidward, and more. Buckle up. Hey, you turned out the lights. Step into Patrick's shorts and the inner machinations of his mind. When SpongeBob SquarePants, the Patrick Star game, launches on Nintendo Switch October 4th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Okay, sure. Ready for your very own personal trainer? Okay, let's get started. Ready. Un altro di questi? The latest entry in the fitness boxing series is punching its way onto Nintendo Switch. Newly added features make it easier to train more regularly. Ok. Use quick workout to jump into an exercise program right after launching the game. That's right. Come on, terzo? But it looks like you've got more in you. Once you're done, try going the distance with an extra workout. With mitt drills, you'll practice with your instructor at your own pace. Looking good. And in Sit Fit Boxing, you can complete exercise programs while seated for a different training experience. 30 brand new songs are included. There are also 6 instructors, including 2 new ones. Okay. Plus, you can change their hairstyles. Wow. Let them motivate you as you work toward your goals. Nice. Fitness Boxing 3, your personal trainer, launches on Nintendo Switch December 5th. Oh. This is going to be a match to remember. Attenzione. 8 Capcom fighting games are brawling their way onto Nintendo Switch in one collection. Here's the complete roster of games. Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 Pro. Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennium 2001. Project Justice. Sembra di no. Capcom Fighting Evolution. Street Fighter Alpha 3 Upper. Plasma Sword, Nightmare of Pilstein. Che cazzo è Plasma Sword? Power Stone? Cos'è Power Stone? And Power Stone 2. Che cazzo è Power Stone 2? È una è roba random. Each game has its own training mode and is playable online. È figo avere di nuovo i Street Fighter vs SNK disponibili. Capcom Fighting Collection 2 launches on Nintendo Switch. C'era già stato annunciato. Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics Hyper combos its way onto Nintendo Switch September 12. Digital pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ok, esce 12 settembre anche questa cosa qua. Un po' pieno settembre, va bene. November 22nd. Quindi prestissimo esce da poco. Next, please take 2 settimane. A look at this. Guarda. Ragazzi, quello è un launch più importante del Partner Showcase. Non che sia molto. Pistola non me l'aspettavo. Yumia ni totte wa mieru no ga tadashii koto. Demo tadashii koto tte hitotsu ja nai no yo. Subete horobita to omotte ita. Tadashii koto tte nani? Zettai ni yurusanai. Ni no hodo shirazu oroka mono. È di una serie famosa, non è? Non mi sembra. O potrebbe essere Atelier. Nuovo gioco di Atelier, ok. E continuo quindi a fare i protagonisti. Di quel tipo. Alright, let's see some more headlines. Questo è importante, ci sta. Nuovo Atelier. Adventures and allies await in these Nintendo Switch games. Al di fuori del Giappone poco giocato. The first 2 Suikoden games are coming to Nintendo Switch in one bundle. Meet and befriend up to 108 allies in these turn-based RPGs. During your travels, you can strengthen your home base and expand your spheres of influence while fighting for your cause. Non mi piace l'art style. Adds new support features like the ability to speed up combat and automate battles with a single button. No, Suikoden 1 and 2 HD Remaster, Gate Rune and Dunan Unification Wars launches on Nintendo Switch March 6th, 2025. The HD 2D remake of Dragon Quest 3 draws near. After gathering your companions and selecting their vocations, you can now customize their appearance, voice, and more. Oh, nice! With the new Monster Wrangler vocation, you can use monster-like abilities to fight enemies and heal allies. Figo? There may also be places where you can put monsters to use, but that's for another time. Dragon Quest 3 HD 2D Remake launches onto Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. 3 Castlevania games originally released on Nintendo DS. Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, and Order of Ecclesia rise again in a single collection. Che brutti quelli arto a sinistra. Classic Haunted Castle is also included, featuring the original and a reimagined version. Plus, there's a gallery that includes exclusive art and a music player. Castlevania Dominus Collection launches on Nintendo Switch later today. Yo! Non so se ci sono giochi belli qua in mezzo di Castlevania. Kivili Geikonk. The award-winning strategy series returns with Sid Meier's Civilization 7. Rule as one of many legendary historical figures, including newly added leaders such as Queen Himiko. Friendship is her strength. Non giocherei mai su Nintendo Switch un gioco del genere, ma va bene. Ah, non è vero. L'ho giocato su Switch 2, ma non su Switch. Establish your empire across the map and conquer or cooperate with rival civilizations. You can even create your own path through history by choosing different civs with each new age. In the modern age, you can evolve your empire into Meiji Japan, known for its scientific strength and military force. Plus, you and your friends can see your kingdoms collide in online or local play. Can you create an empire that stands the test of time? Turn the page on a revolutionary new chapter when Sid Meier's Civilization 7 launches on Nintendo Switch February 11th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Forge bonds transcending time. Celebrate the 30th anniversary of the Tales of series with a remaster of the action RPG Tales of Graces F. When the protagonist Asbel and Prince Richard meet Sophia's children. We will always be friends. The three soon become lifelong friends. Several years have since passed. With their strong friendship and desire to protect their loved ones, the now grown-up trio get entangled in a conflict that will determine the fate of the world. This remaster adds enhancements like destination icons and toggling enemy encounters, as well as downloadable content from the original game. It's over. Shining blade of triumph. No escape. Tales of Graces F Remastered launches on Nintendo Switch January 17th. Quasi il mio compleanno. 2 giorni dopo il mio compleanno. 2 adorable adventures, 1 cozy bundle. My Sims Bundle Reacts? Che cazzo è? Cos'è My Sims? È My Sims ma per bambini? Ok, va bene. Ok, va bene. Certo, va bene. Capito, va bene. Ok. 9 novembre. Five Nights at Freddy's. Think you've got what it takes to manage this perilous pizzeria? Help Wanted 2. Ah, ok. Help Wanted 2. And your nerves in this first-person game. È già uscito l'altro gioco, Boom! Job duties such as helping performers prep for a show in the pizza plex salon, getting high scores by playing nostalgic arcade mini games, and hopping on attractions. Questo era un set bello o no? Il Wanted 2. Sounds easy enough, right? But you'll be doing all of this while avoiding animatronic atrocities along the way. Become a Fazbear Entertainment superstar in Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, launching on Nintendo Switch this winter. And if you're looking for more adventures in the Mega Pizzaplex, help Cassie find her friend and escape the ruins in this free story DLC for Five Nights at Freddy's Security Breach, launching on Nintendo Switch this winter. E non quello recente uscito qualche settimana fa. Yo, Just Dance! Epic Mickey, va bene. Ah, il gioco degli Hobbit, non potete dedicare a se stessi il gioco degli Hobbit. Animal Crossing slash The Sims ma con gli Hobbit di Tolkien. Just Dance. Mi sa che siamo all'annuncio finale tra poco. Funko Fusion, va bene. Yeah, woo. FIFA 25. I should ask the same of you! Welcome to the RPG Farming Simulator. After a calamity struck, the energy sources known as runes ceased to exist, and the land fell into decline. In this fresh take on the Rune Factory series, step into a bigger adventure than ever before. As an earth dancer, you'll channel the spiritual powers of nature through dance. Use the sacred drum to help crops grow faster, and the sacred parasol to summon rain. These treasures and your earth dancer abilities. JRPG Farming Simulator. Restore this once fruitful region to cultivate. Ne manca proprio uno su Nintendo Switch. Yeah! Se avevo bisogno di Nintendo Switch o quello del genere. Mancava proprio. Questo è l'annuncio finale? And restore certain monsters to their human forms. As you settle into village life, get to know the community around you and deepen your relationships to find friendship or even romance. Who knows? A wedding could even be on the horizon. Experience a beloved series reimagined. In Rune Factory, Guardians of Ozima, launching on Nintendo Switch next spring. Soltanto cozy game farming. Next will be our last announcement. Ah, ok, quello non è l'ultimo. Take a look. Ultimo annuncio. Yakuza Collection. In the story that started the epic saga in Yakuza Kiwami. Yakuza Kiwami. Meet Kazuma Kiryu, a yakuza accused of murdering his clan's patriarch, and Haruka, a young girl on the run. Two individuals whose fates intertwine. Set in Kamurocho, Japan's largest entertainment district, Kiryu must navigate the twists and turns of Tokyo's underworld while confronting rival gangs. Swap between four fighting styles in real-time combat. Fight bare knuckle, or arm yourself with makeshift weapons and go up against anything in your way. There are also plenty of distractions to be found in Kamurocho. Mahjong. So take a break from brawling every once in a while. Discover how the epic series began when Yakuza Kiwami launches on Nintendo Switch October 24th. È tipo remastered slash porting slash quello che è del primo. That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Thank you for watching. Kiwami Yakuza 1, ok, perfetto. È il remake di quello per PS2, ok. Mi torno. Niente Bloodborne, mi piace, niente Bloodborne per PC. Molto bello l'Indie World, mi aspettavo non ci fosse niente nel Partner Showcase, non c'è niente nel Partner Showcase. Come potevamo tranquillamente immaginarci, perché non c'è mai niente nel Partner Showcase. Però Indie World, un sacco di roba, porca vacca, un sacco di roba che interessa a me. Balatro con nuove carte, sono curiosissimo di provarlo, è uscito l'update adesso. Sto pensando. Neva è il trailer che mi ha convinto più di te fino adesso di Neva, perché fino adesso abbiamo visto tanto delle scene vaghe di personaggio che cammina e basta, non era troppo interessante. Stavolta c'è pure del combattimento vero e proprio concreta, sembra figo. Questo qua non mi interessa troppo, Coffee Talk non mi interessa troppo. Update Sea of Stars, il DLC gratis, sembra una figata, devo semplicemente giocarlo prima o poi Sea of Stars. La palude di Shrek in Washing Simulator, come cazzo si chiama? Power Wash Simulator. Incredibile, cosa devo dire a quelli di Power Wash Simulator, tirano sempre fuori roba pazzesca. Questo sembra super interessante, Morsels. Molto interessante. Sono davvero curioso di vedere qualcosina in più a riguardo. Sedano, grazie a Rezza, utenti. Immagino siete tutti molto contenti della conferenza. che avete ricevuto proprio quel singolo annuncio che tutti volevano, ovvero Fuck Everything Simulator, no, Date Everything, ok. Peglin sembra interessante, esce questo anche oggi, quindi se vi interessa... Io sono incuriosito, se ne sento parlare bene, lo provo volentieri, non me ne frega niente. Pico Park 2, non l'ho mai giocato prima, però credo che sia carino, immagino. Carrellata, e alla fine c'era... Ah, Pizza Tower, conoscete. E poi Partner Showcase, Collection, gioco di cui non so niente, che non mi dice molto, God Simulator 3, vabbè, Carrellata, God Simulator 4, va bene. Questo ancora non capisco come mai esista come gioco, ma va bene. Questo credo purtroppo lo sapessimo già, non è annunciato tipo tanto quanto quello di Marvel vs Capcom, perché lo conosciamo già, se sbaglio, senza questo titolo qui. Mi sembra, adesso non ne sono sicurissimo perché appunto non sono fan di Street Fighter, SNK e roba simile, però di questa collection qua la parte più interessante ovviamente è Street Fighter vs Capcom vs SNK, quello che è. Atelier è importante, questo tra tutti penso è l'annuncio più importante del Partner Showcase in realtà. Nuovo gioco di Atelier. Ho sentito parlare bene in realtà di quello precedente, e vedo che comunque hanno trovato il loro tipo di protagonista che porteranno avanti con la serie. Chi sono io per lamentarmi di una roba simile? Questo non è un granché di estetica. Questo invece Dragon Quest sembra molto bello, devo prima poi giocarli. Civilization 7 va bene, questo è bruttissimo, va bene. My Sims voglio vomitare. Final Fantasy Freddy's, vabbè, ok, porting per Switch. Carrellata. E poi Farming Simulator, va bene. E Yakuza è veramente importante. Carina, quello che mi aspettavo comunque come conferenza. Indie World interessante, Partner Showcase molto fuffa. È esattamente quello che mi aspettavo. Non mi ha troppo sorpreso questa roba qua. Però sono guardato ci fosse tanta roba che mi interessa effettivamente nell'Indie World. E io poi avremmo comunque guardato la conferenza e fosse stato tanto al massimo un annuncio che mi potesse interessare. Invece abbiamo ricevuto update di Balatro, delle immagini nuove di Neva che mi adesso me lo... praticamente convinti di comprare il gioco, penso lo proveremo probabilmente dal day one perché sembra molto figo, oltre a esteticamente incredibile. Morses sembra davvero una figata, e vabbè sì, Ostas deve comprarmelo, ci vorrà. Peglin sembra bello, l'Indie World molto buono, il Partner Showcase come sempre è una merda. Non è ancora out Balatro, fuck. Ciao Frozen! Senti Frozen? Ciao. Salve. Mi senti? Sì, ti sento. Come stai? Tutto bene. Posso fare un'affermazione un po' rischiosa? Sì, aspetta un secondo, c'ho la chat nelle orecchie che sta facendo bu. Ok, grazie. Vai, puoi andare. L'Indie World era meglio del Direct. L'Indie World era 1000 volte meglio del Partner Showcase, ma come lo è sempre stato e come sempre sarà. Solo giochi belli nell'Indie World. Tutto bello. Il gioco più bello, Morsels, che sei una cacchina che diventa una mosca. Morse sembra una figata, sembra davvero molto bello. Incredibile, invece il Direct il Partner Showcase, io non mi ricordo un singolo Partner Showcase che mi abbia soddisfatto in qualsiasi modo. Nemmeno a me. L'Indie World è stato migliore per me, quindi sapevo infatti che avevamo avuto Indie World prima e poi 20 minuti di Partner Showcase in cui dicevo ok va bene, vai con un altro JRPG Farming Simulator. Ehi, hey, un po' di rispetto per il nostro Rune Factory Guardians of Azuma in uscita primavera 2025. Esatto, che conosco io cos'è l'originale serie di Rune Factory, quello che è. Che io Rune Factory li ho sempre guardati un po' tipo, boh, va bene, ok, ci sta, però non mi è mai interessato. Più che altro non mi aspettavo che la bomba finale fosse Yakuza. Quello lì è buono come annuncio comunque, non è troppo sbagliato. Un buon lavoro. Non è fatto male come porting. Però mi aspettavo Layton come bomba finale di terze parti. La mancanza è come sempre Layton. È davvero strano che continuano ad esserci Layton in queste conferenze qui. Sì, che è la prima cosa che pensi al Partner Showcase. Sì, avrebbe avuto senso però. Boh, quanto pare niente. Di giochi indie quali hai già adocchiato? A parte, vabbè, Morsels, update di Balatro, vabbè. Beh, prima cosa annunciata con Witcher, Vampire, David the Diver, Among Us, Friend of Jimbo. Secondo te come faccio a non dire Balatro? Neva mi interessa. Mi interessava già sin da prima, adesso mi interessa molto di più con questo trailer. Sembra bello. Era incredibile, stavo per mettermi a piangere. E Sea of Stars devo prima o poi giocarlo. perché non sento parlare super bene. È un JRPG classico e tutto non sento parlare in modo incredibile da ogni singola persona che l'ha giocato. Quindi l'update gratuito prima o poi mi interesserà quando, nel futuro remoto in cui andrò a recuperare sia The Messenger che Sea of Stars. Sì. Annuncio super meme ovviamente è quello di Shrek con... Io non l'ho capito. E in Power Wash Simulator è un gioco dove devi semplicemente fare con il Power Wash e pulire le cose. E hanno già fatto diverse collab assurde, tipo ambientazioni di Final Fantasy o diverse collab che non ti aspetteresti da un gioco del genere. E stanno adesso portando avanti con la paura di Shrek e altre aree di Shrek. È incredibile. È abbastanza meme. All'inizio mi sembrava tipo altro. Mi sembrava tipo Palia, un farming simulator, sia dalla grafica che da tutto. Ma poi infatti ho visto la palude di Shrek. E infatti io subito ho riconosciuto la palude di Shrek e dico aspetta che cazzo è sta roba, perché c'è la palude di Shrek? Assurdo. Peglin potrebbe essere carino. Uscito oggi, sì. Uscito è oggi. Peggle, però è Peggle con combattimento a turni e roguelike. Sono incuriosito. Molto anche Pizza Tower, ma di cosa stiamo parlando? Pizza Tower, vabbè, l'ho già giocato, io non mi interessa troppo, quindi... Sì, però... Arriva. Non c'è importanza, sono contento che finalmente posso giocare Pizza Tower, il Wario Land moderno su Switch. Sì, praticamente. Aspettando l'arrivo di Anton Blast. Sì. Poi hanno, vabbè, confermato Plucky Squire, ma già lo sapevamo. Sì, vabbè. Metal Slug Tactics hanno fatto vedere che ha una pixel art incredibile. Vabbè, come sempre Metal Slug. Non c'era bisogno di hittare così pesante con un gioco così secondario, l'hanno comunque fatto. Metal Slug, non puoi non farlo, secondo me. È presente che abbiamo appena finito Chain Together? Sì. Ora iniziamo Pico Park 2. Io non ho mai giocato il primo, te hai giocato il primo? No, però lo guardavo da altri creators. Ah, ok. No, io non vedevo le clip. Non l'ho mai visto neanche. Forse delle clip. Abbiamo finito Chain Together, possiamo fare qualsiasi cosa insieme. Facilissimo Pico Park, paragonato. Easy. Coffee Talk Tokyo ti interessa? No, quello non è un gioco per me. Mod Cubit invece? Non mi ha incuriosito particolarmente da quel trailer lì, però potrebbe essere comunque carino come gioco, non sa mai. Ok, invece Pokémon delle relazioni, cosa ne pensi? Date Everything. Date Everything, non è per me neanche quello. Il Pokémon delle relazioni, letteralmente. Non è colleziona tutti i partner, Cristo santo. Sì, no, è un po' strano. Scopa i tuoi panni sporchi. What? Ok? Che cavolo. Di quelli che già conoscevamo, ma in realtà mi ha convinto molto il trailer di oggi, Europa. Pazzesco. Europa, sono interessato, ma non so se lo giocherei day one. Aspetterei prima di sentire di opinioni di altri. Dici? Penso di sì. Non mi convince al 100% per adesso. Sono interessato, ma vorrei sapere qualcosina in più prima di comprarlo. Poi vabbè c'era Wobbly Life, Morse si è parlato, ora si è parlato. Ma in realtà finiti On Your Tail, ma non mi interessa. Cuisinir mi interessa, ti dirò. Ah, sicuro lì, ci può stare. Infatti adesso vado a guardarmi un attimo il trailer di lancio che c'è su Nintendo of America. Più che altro, da come l'hanno presentato non mi sembrava un farm simulator, vita simulator, bla bla. Aveva altre componenti che mi sembravano più interessanti, tipo che va in giro in queste sorta di mini dungeon ad affrontare nemici, ottenere risorse. Devo capire più che altro che genere sia e quanto peso hanno dato all'aspetto culinario, perché se è fondamentale nel gioco non lo so. Non mi sono mai piaciuti troppo i giochi dove devi portare cibo alla gente, ecco. Devo vedere questo qua. Per il resto invece non c'è niente troppo che mi interessi. Più Partner Showcase non ho molto da menzionare tra l'altro, perché tutti i porting alla fine anche, a parte SpongeBob. Tutte collection. C'è il nuovo Atelier. Bravo, stavo per dirtelo. Quella è l'unica cosa interessante. Non ho giocato il precedente, però ho sentito parlare bene. Non credo giocherò neanche questo, però troppo lunghi. Sì, non ho la vita per farlo. Sembra comunque dei JRPG fatti bene. Fatti benissimo, però ne esce uno all'anno e durano tipo 100-150 ore, sono super farmosi. Non c'è tempo. No, non c'è tempo. Tra l'altro, il gioco di SpongeBob non ti interessa? Incredibile. Sembra God Simulator 4. Vabbè, che ti importa? È bello, si gioca. Non Madonna. Credo sia per me, penso mi interessa. No, chiaro. Morsels. Io voglio Morsels. Lo voglio adesso. Lo voglio giocare adesso. Morsels sembra davvero molto bella. Anche a me mi ha ispirato davvero tanto. Aspetta, quando usciva Morsels? Febbraio 25. Mentre Neva esce tra tipo un mese e mezzo, quello lì è ottobre anche. Tutta la roba esce nel prossimo mese e mezzo. Neva. Mamma mia, che trailer incredibile. Si vede che quelli di Gris ne sanno, A livello estetico sì, sono dei mostri. Sì, ma poi lo dico sempre, cioè non c'è bisogno del graficone per fare un gioco bello. È vero, peccato non c'era neanche Mio, il roguelike della Nintendo Direct della scorsa volta. No, 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 roguelike, Metroidvania. Ho fatto casino nei termini. Ti ricordi quel Metroidvania con la creatura piccolina, tipo la testa luminosa, ambientazioni molto colorate, roba simile? Non c'era quello lì purtroppo. Questo è promettente all'inverosimile, però non lo so se sia solo Metroidvania, sai? Non lo so, però dava comunque l'idea lì ovviamente. A livello di platforming hanno messo delle sezioni che sono complicatissime in sto Mio. Sembra tipo Celeste. Da quanto è difficile in certe parti. Bello però, non ci hanno dato Silksong ma ci hanno dato Hollow Knight nel futuro. Chi l'aveva mai detto che non avremmo ricevuto Silksong? Pazzesco. Mamma mia, attenzione, sono dei clown in chat. Imprevedibile. Mamma mia, non è che per caso lo annunceranno durante una Xbox conference o addirittura stand alone di punto in bianco? No, sicuramente no. Sì, infatti lo dico sempre, durante Nintendo Direct non vi aspettate che venga annunciato Silksong. L'ho fatto veramente nell'Indie World, perché non mi è comparso neanche durante l'Indie World Silksong. Peccato però. Conferenza giusta secondo me. L'Indie World bello, il Partner Showcase come sempre brutto, ma quindi in totale conferenza decente. Più che altro vorrei aspettare novità da Nintendo, perché se hanno fatto un Direct questo mese in cui bastava anche soltanto l'Indie, cosa faranno il mese prossimo? Cioè solitamente il Direct è tra 2-3 settimane. Secondo me settembre avremo Direct e sarà bello ciccioso. Secondo me potrei sbagliare, ma secondo me ci sarà il Direct di settembre e sarà quello importante, quello grosso. E fanno un altro Direct, dici? Secondo me sì. Quindi mi stai dicendo che hanno talmente tanta roba da droppare che hanno dovuto fare un Direct prima per smaltire? Secondo me sì. Potrei sbagliarmi, ovviamente è un 50-50, però secondo me sì. Non mi trovo in disaccordo con questa affermazione, perché le cose sono due: o non c'è niente o c'è tutto. Capito? Ma il fatto è questo, più che altro. Abbiamo Echoes of Wisdom in uscita a settembre, Mario e Luigi in uscita a ottobre, Donkey Kong HD a inizio 2025, Pokémon Pizza che come sempre è in punto interrogativo per adesso. No, aspetta, Zelda a settembre, a ottobre Mario Party. Mario Party anche a ottobre, sì, vedi, ci sono un sacco di giochi di cui dovrebbe parlare. Ovviamente potrebbero farlo al di fuori di una conferenza, cioè invece di fare dei trailer e basta. Però a questo punto sarebbe strano, potevamo fare una conferenza tipo un mini Nintendo Direct e metterla anche insieme a questa roba qui, o fare un sorta di strano Nintendo Direct tutto insieme. Dividerli così, ma avere così tanta ancora roba di cui parlare con loro giochi first party che devono uscire presto, mi sembra impossibile non ci sia una conferenza a settembre. Tecnicamente abbiamo solo dicembre vuoto di Nintendo first party, da quello che mi ricordo. È normale, a dicembre non esce troppissima roba solitamente. Soltanto un anno era uscita roba. Era uscito Xenoblade e l'anno dopo era uscito Smash. Però il resto dei dicembre sono sempre stati vuoti. Più che altro di solito è meglio novembre, perché almeno dai anche il tempo alla gente per comprarlo e tutto. Sì, cioè basta, se no ti trovi settembre, ottobre, novembre tutti e tre i mesi con giochi da 60 euro. Ci vuole pure dicembre, no, ti ammazzi le vendite da solo. Comunque Plucky Square è veramente fighissimo. Non ho guardato il trailer perché non voglio spoilerare riguardo. Aspetto che arrivi, che esca il gioco. Sembra disegnato a James Turner comunque. Chi l'aveva mai detto? Vero? Assurdo. Comunque sì, dai, va andata abbastanza bene, raga. Niente di che, niente di troppo. Mi ha fatto troppo ridere perché prima del Direct ho detto, ma secondo me oggi dobbiamo togliere lo slot di questo qua e mettere Neva. Ok, annunciato Neva istante con l'orario. Godo, così con l'orario, con il giorno. Godo, datemi Neva, non voglio altro. Comunque non ho altro da dire. Io sto guardando adesso sul sito, cioè sull'account ufficiale di Balatro su Twitter, per vedere quando esce l'update, ma non so ancora niente. Quando dovrebbe uscire? Oggi? Dovrebbe essere disponibile oggi, però non so quando. Lo stream in caso stasera? No, non c'ho tempo stasera a streamare. Se viene pubblicato nei prossimi 2 minuti faccio una run adesso, gente. Ma guarda, solitamente viene pubblicato intorno tra le 5 e le 6. Se esce adesso lo faccio una run. Europa comunque ha delle vibe fortissime da Studio Ghibli. Sì. E la cosa più assurda che mi lascia perplesso è che è fatto da una sola persona, da quello che mi ricordo. Mi sembra di sì. Cioè, Dio. Avevo visto pure tipo i work in progress su Twitter una volta, di varie iterazioni del gioco, e pian piano mi stava venendo creato. Mi ricorda un po' Baldo, per certi versi. A livello di gameplay però mi sembra più un journey. Sì, mi sembra tra l'altro molto più ambizioso questo qua come gioco. Sì, che deve comunque gestirlo bene, perché è un singolo sviluppatore, quindi deve gestirlo bene. Comunque no, gente, non hanno detto niente su Pokémon. Vi consiglierei di smetterla di chiederli all'infuori di Pokémon Direct, che difficilmente annunceranno qualcosa di interessante in queste dirette. Sono le 5, dov'è Balatro? Dov'è Balatro? Dov'è Balatro? Ma dimmi, Annapurna sono gli stessi che hanno gestito Animal Well? No, Animal Well è di Big Mode, che è un nuovo publisher fatto da Video Game Donkey. Annapurna hanno fatto Storyteller, hanno fatto Viewfinder, hanno fatto tanti giochi, adesso mi manca. Sono quelli di Stray? Sì, sono quelli di Stray, bravi. Più che altro ho visto che hanno messo lo stesso filtro di Animal Well su questo gioco. Sì, è lo stesso filtro che c'era anche su Eastward. Sì, è il vecchio televisore VCR. Sì, tubo catodico. Però non ho capito una cosa di Morsels. Sarà tradotto oppure no? Perché il nostro trailer aveva il gameplay in inglese, ma le intersezioni in italiano. Sì. Spero sia tradotto. Solitamente i giochi durante le Nintendo Direct sono tradotti, ma non è una regola fissa. Sì, è vero. Semplicemente spesso lo sono. Per il resto comunque bella roba. Contento della parte indie di questo Indie World. Bene, io qua su YouTube chiuderei. Ok. Vengo da te a breve in chat. A tra poco. Saluto e ci sono. Ok. Quindi ti saluto, bye. Ok, si è mutato lui. Buono. Dov'è Balatro? Se c'è Balatro adesso si gioca, se no devo fare altro. Devo ancora fare la valigia, devo preparare delle cose per prima di partire, quindi purtroppo non posso fare a lungo. No, non c'è, probabilmente c'è tra un'ora. Fuck. You can't spell collaboration without Balatro. The friend of Jim Optit is dropping right now and is our second summer surprise. Dovrebbe essere uscito? Su Twitter ha detto che è uscito adesso. Su Twitter ha detto che è uscito adesso. Come faccio a controllare se si è aggiornato o meno? Come faccio ad aggiornarlo? Tweet di ora, 2 secondi fa. Tweet di 2 secondi fa. Adesso 1 minuto. Lancio Balatro. Vediamo se l'ha già scaricato in automatico, perché l'update sarà tipo di 3 kilobyte. No, è 1.01f, non è quello corretto. Miki il potentesco, Prime per la prima volta, thank you. Non è questo. Come faccio a controllare se... Quante volte hai facciato la pagina? Stavo aspettando le 15 perché... Le 17 perché se ci sono aggiornamenti e news schedulate. Come faccio a capire se è aggiornato o meno? Come faccio a fare il check dell'aggiornamento? So farlo su PlayStation ma non su console, cioè su computer. Aggiornamenti. Mantieni sempre questo gioco aggiornato. Ok, però voglio essere sicuro.